della mobilità sostenibile ci sta molto a cuore. Crediamo che il paese che riuscirà a porsi all'avanguardia ne trarrà veramente tanti benefici, ma come paese, è stato detto più volte, siamo in estremo ritardo. E in realtà già anni fa il nostro movimento in sede di finanziaria aveva presentato un emendamento che era stato accolto per prevedere un capitolato di spesa all'interno del bilancio dello Stato che prevedesse appunto degli incentivi all'importazione delle auto a metano e di quelle ibride. E appunto l'emendamento era stato accolto, ma il governo di bene comune si era, non so, dimenticato, diciamo, di emettere i decreti attuativi e quindi era rimasto, diciamo, lettera morta. Ecco, io volevo fare una considerazione. Quest'aula ha un potere un po' strano, cioè quando si parla di mobilità sostenibile diventiamo tutti ecologisti, quando si parla di banche diventiamo tutti difensori dei risparmiatori. Ma parlare di ecosostenibilità, di mobilità sostenibile e di un approccio a 360 gradi richiede un certo tipo di coerenza, quindi non si va verso questo obiettivo solamente quando si parla di questo specifico progetto di legge, ma bisogna avere questo approccio, questa coerenza ogni volta che si parla di temi legati appunto all'ecosostenibilità. Quindi significa prevenzione, significa ad esempio sanzioni pesanti e sospensione della licenza alle aziende che inquinano, significa tante cose. Purtroppo ogni volta che in altre occasioni si è cercato di affrontare questi argomenti in aula, diciamo il Consiglio non è stato così ecologista e così coerente, si è tirati clamorosamente indietro. Passando poi nello specifico all'esame del progetto di legge, che è molto, insomma, che è semplice da leggere perché si tratta solo di 6 articoli, intanto volevo segnalare, proprio una segnalazione, che ci sono delle parti che sono mancanti, quindi probabilmente quando è stato rielaborato rispetto a quello dell'Unione per la Repubblica manca delle parti, si vede proprio appunto che si salta un passaggio all'articolo 2,1 in particolare. E poi ci sono proprio dei punti che secondo noi andrebbero proprio rivisti e porteremo degli emendamenti in questo senso. E ad esempio all'articolo 4 si prevede che il 10% dei posti auto riservati 10% dei posti auto vengano riservati ad auto con propulsione elettrica o ibrida. Ecco, secondo noi è il caso di inserire una modifica in cui è specificato che i posti riservati servono solo per consentire la ricarica delle elettriche o delle ibride plug-in, cioè di quelle che possono essere ricaricate appunto con la colonnina, altrimenti non ha senso occupare dei posti per auto che si ricaricano in altre modalità, tipo con la frenata o col motore a benzina, perché il rischio è quello di che un'auto elettrica che non ha bisogno di ricaricarsi con la colonnina occupi il posto di un'auto che invece ne ha necessità. Anche per quanto riguarda il discorso che viene fatto sull'ibrido, ci appare un po' troppo generico, perché bisognerebbe specificare quale tipo di ibrido si vuole incentivare. Perché non si può considerare a basso impatto ambientale un veicolo ibrido composto ad esempio da elettrico più benzina di più di 2500 di cilindrata, cioè quindi andrebbe definito una sorta di tetto del termico per l'ibrido che si intende incentivare, oppure diversificarlo, perché comunque la cilindrata incide sui consumi e sull'inquinamento. Quindi ad esempio si potrebbe incentivare l'ibrido associato a motori termici piccoli. Questo perché gli incentivi, voglio dire, comunque sono delle mancate entrate anche per lo Stato, quindi vanno ben indirizzati, non si può essere troppo generici. Altro discorso invece è quello relativo all'idrogeno, perché anche l'idrogeno non è di per sé una garanzia di minore impatto ambientale, non nasce come carburante, ma viene ricavato dai processi specifici o da sottoprodotti di altre lavorazioni. L'idrogeno quindi, cioè non esistono dei giacimenti di idrogeno, quindi la differenza tra avere o non avere un basso impatto ambientale la fa il modo in cui l'idrogeno viene prodotto, altrimenti si tratta solamente di uno spostamento del luogo di produzione dell'energia e quindi delle emissioni. E quindi, prima lo diceva anche il consigliere Tosi, affinché si abbia un basso impatto ambientale dell'idrogeno, questo deve essere prodotto utilizzando delle fonti rinnovabili.
Tra l'altro attualmente non esiste una rete di rifornimento né di trasporto dell'idrogeno, perciò a nostro avviso sarebbe meglio togliere il discorso dell'idrogeno e dedicare quelle risorse ad altro, anche perché il numero dei veicoli con questa alimentazione sarebbe veramente ridicolo, visto anche la quasi assenza di modelli sul mercato alimentati a punta di idrogeno. Tra l'altro prima il segretario Podeschi ha detto che il progetto di legge relativo alle auto elettriche del 2009 non aveva avuto successo proprio perché allora non c'erano molte auto elettriche, quindi noi saremmo ad esempio per togliere questo riferimento dal progetto di legge, perché a questo punto avrebbe poco senso, e magari indirizzarlo ad altro, è già venuto fuori prima, magari indirizzarlo a aziende che invece fanno ricerca legata all'idrogeno, dato che sarà potrebbe essere un settore strategico per il futuro e potrebbe essere più lungimirante rispetto appunto a degli incentivi di cui nessuno attualmente potrebbe usufruire. Poi ci sono anche altri aspetti che andrebbero integrati, ad esempio si potrebbe, ma queste sono cose in più che poi porteremo sicuramente anche in commissione, il fatto di indicare su qualche sito internet la presenza delle stazioni di ricarica pubbliche, ma anche di quelle private aggiungerei, in modo da far riconoscere la disponibilità del servizio anche poi ai non residenti. Ovviamente in tal caso occorre poi segnalare tutte le caratteristiche che queste colonne di ricarica devono avere. In ultima istanza mi lascia un po' stupito, e su questo chiedo poi chiarimenti anche al segretario, l'articolo 5, su un articolato appunto di sei punti. E l'articolo 5 si dice che con un decreto delegato possono essere modificati gli incentivi di cui agli articoli precedenti. Ecco, io non capisco la necessità di questo articolo, perché appunto la legge è composta da 6 articoli, gli incentivi sono l'articolo 3, e all'ultimo comma si dice che i benefici fiscali possono essere richiesti per beni importati entro il 31 dicembre 2018, cioè quindi questo significa che se quando questo consiglio approverà la legge, prevedendo certe specifiche percentuali di sgravio o di incentivo, queste percentuali il giorno dopo possono essere modificate dal congresso con un semplice decreto delegato. Ecco, io mi chiedo, non capisco il motivo, perché cioè, non siamo in grado di prendere una decisione, di definire degli incentivi e di essere coerenti per un anno e mezzo. E ho finito, grazie. Grazie consigliere.